l'ONU, il senatore Lodge, in base al programma Eisenhower, comunica al presidente Wyszynski, di cui questa è l'ultima immagine, che gli Stati Uniti offrono 100 kg di materiale fissionabile destinato ai reattori atomici stranieri. Scomparso il tetto sul fabbricato della direzione di Regina Celi. Adesso si sale a guardare con occhi di curiosi il varco di 150 metri quadri, ma la sera prima il panico era stato grande e si erano dovuti sgomberare il primo e il terzo braccio. Forse è stato l'intasamento di una canna fumaria a provocare le prime scintille. La tramontana ha fatto il resto. A scanso di crepe e di crolli, i vigili del fuoco continuano l'opera acrobatica iniziata con l'estinzione. Attenti quelli di sotto! L'incendio non ha fatto vittime. Potrebbero, con la pappa, fare un brindisi alla vita, Tiske e Folke de Vries, le due olandesine nate sorelle siamesi. Un miracolo della chirurgia è riuscito a separarle. Non le congiunge più che l'affettuosa catena della famiglia, nonni, genitori, fratelli, e l'uguale esultanza di sentirsi vive e vitali. Festeggiano il primo compleanno prendendo contatto con la terra, e negli innocui ruzzoloni una potrà correre ad aiutare l'altra. Per una volta tanto, sarà la disunione a far la forza e auguriamo la felicità. La portaerei Hancock, una delle più importanti novità dell'aviomarina, la catapulta a vapore. Letteralmente essa spara gli apparecchi con la velocità e la precisione di una carabina di marca. Lungo le bianche strisce di fumo se ne scattano 30 ogni 4 minuti. Una squadra di queste navi e in un quarto d'ora il cielo si popolerà di fitti stormi di aeroplani.